Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono i miei abbinamenti iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi, prima di cominciare, voglio parlarvi ancora di Union Beer Rai. Union Beer Rai è l'associazione di categoria che raggruppa tutti i professionisti del settore birra artigianale in Italia. Come associazione non sviluppa solo attività dedicate ai birrifici, ma anche ai privati che vogliono soddisfare la loro curiosità nel mondo della birra di qualità. Union Beer Rai infatti organizza dei corsi sia di degustazione che di produzione casalinga e li organizza in tutta Italia. Vi consiglio quindi di andare sul sito di Union Beer Rai nella sezione corsi e cercare il corso più vicino a casa vostra. Oggi parliamo di un film del 2022 disponibile su Netflix e vi avverto, ci sarà qualche spoiler. Il film si intitola Pinocchio, diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, che sono anche i produttori insieme alla mitica Jim Henson Production, la casa di produzione del Muppet Show. Vi starete chiedendo, è davvero necessario parlare di un altro film su Pinocchio? La risposta è assolutamente sì e vi do due motivi. Il primo è da un punto di vista puramente tecnico. Il Pinocchio di Del Toro è in stop motion, che è una tecnica antica quanto il cinema, che prevede di far muovere dei pupazzi fotogramma dopo fotogramma. È un processo produttivo lentissimo che in questo film raggiunge dei livelli di perfezione disumani. Per fare questo film ci sono voluti 15 anni e vi assicuro che si vedono tutti. Il secondo motivo per cui vi consiglio vivamente di guardare questo film è legato al concetto di creatività. La creatività è un argomento che accomuna molto questo specifico film al mondo della birra artigianale. Perché il Pinocchio di Del Toro parte da una storia che conosciamo tutti, la conosciamo a memoria. Il Pinocchio di Collodi fa parte delle nostre vite, da sempre. In un certo senso il Pinocchio di Collodi è un qualcosa di rassicurante. È una sorta di scrigno in cui noi teniamo protetta la nostra infanzia, la nostra immaginazione. È come se fosse parte della famiglia. Pinocchio è Pinocchio, non ci si può girare troppo intorno. O forse sì, perché, come ormai sapete, dico sempre, bisogna essere curiosi e non fermarsi alla prima, perché dietro la prima potrebbe esserci qualcosa di più interessante e dietro la seconda potrebbe esserci qualcosa di ancora più accattivante. Infatti Del Toro parte dall'idea originale di Pinocchio di Collodi, ma la stravolge completamente, creando qualcosa di assolutamente nuovo e forse, dico forse, più profondo dell'originale. Cosa c'entra tutto questo con la birra artigianale? Ve lo spiego dopo. Adesso partiamo con il film. Siamo nell'Italia del 1518 e un falegname di nome Geppetto vive in un piccolo paesino di provincia con suo figlio Carlo. Sì, avete capito bene, Geppetto ha un figlio amatissimo, coccolatissimo, a cui racconta storie e canta canzoni. Ma purtroppo il piccolo Carlo muore. La chiesa del paesino viene bombardata per errore, proprio mentre il bambino era al suo interno per recuperare la sua pigna portafortuna. Geppetto cade in una disperazione inconsolabile. Inizia a bere e seppellisce il piccolo Carlo sotto un grande pino all'interno del quale vive un grillo che è impegnato a scrivere la sua autobiografia. Ma una notte Geppetto, in preda ad una rabbia e ad una profonda acredine contro la vita stessa, abbatte il pino sotto il quale ha sepolto il figlio, ne prende dei grossi ceppi e li porta a casa, deciso a costruirsi un figlio di legno. E all'interno di questi ceppi rimane il grillo, all'altezza proprio di quello che poi sarà il busto e il cuore del burattino. Geppetto modella il ceppo con l'ascia, il seghetto, ma non con amore, non con il desiderio di dare vita a qualcosa, ma quasi con odio. Non sta cercando la vita, ma sta cercando di epurarsi dalla morte che ha preso residenza nel suo animo e sembra non voler più andare via. Geppetto è ubriaco fradicio e non fa neanche un buon lavoro. Al burattino gli manca un orecchio, ci sono delle proporzioni che assolutamente non tornano, gli escono chiodi da tutte le parti.
ma al falegname non interessa, tant'è che ubriaco perso si addormenta sul pavimento e nemmeno finisce il lavoro. Attirato dall'immenso dolore di Geppetto, arriva lo spirito della vita, che è un po' l'alter ego della fata turchina. Lo spirito della vita decide di, appunto, donare la vita a questo burattino proprio perché ha avvertito il grande dolore di Geppetto e dice al grillo di prendersi cura di questo bambino di legno, di fare in modo che lui viva una vita degna, e in cambio promette al grillo di esaudire qualsiasi suo desiderio. La mattina dopo Geppetto si sveglia con un discreto hangover e si ritrova in casa questo burattino vivo che è incontenibile. Ha entusiasmo per tutto, per un imbuto, per un vasetto da notte, e ad ogni cosa reagisce con un I love it che è veramente coinvolgente. Geppetto decide di adottare Pinocchio, e già questa è una grande differenza rispetto all'originale, perché non lo vive come un diretto sostituto del figlio, ma appunto lo vive come un qualcosa di diverso che sì, decide di tenere, ma sempre con una certa distanza. Pinocchio inizia a rendersi conto di essere diverso dagli altri. In paese lo vivono come frutto di una strana stregoneria, e c'è una scena dolcissima in cui Pinocchio indica un Gesù sulla croce costruito proprio da Geppetto e gli chiede perché tutti amano lui e a me no, a me non mi ama nessuno, siamo fatti entrambi di legno. Un dirigente del neonato partito fascista, cosiddetto Podestà, dice che Pinocchio, anche se è di legno, deve sottostare comunque alle regole di tutti gli altri ragazzi e quindi deve andare a scuola, altrimenti Geppetto rischia di vedersela direttamente con il partito. Geppetto quindi regala quello che era stato il libro di scuola di Carlo a Pinocchio, ma ahimè Pinocchio lo abbandona per strada perché cede alle adulazioni del Conte Volpe, che è il direttore di un circo ambulante che in un burattino che si muove senza fili vede l'opportunità di diventare ricco. Pinocchio si esibisce per il Conte Volpe davanti ad una platea entusiasta e lì finalmente per la prima volta si sente apprezzato per quello che è, cioè un burattino vivo. E qui c'è una delle grandissime innovazioni di questo Pinocchio di Del Toro, perché noi siamo abituati a vedere Pinocchio letteralmente fissato a voler diventare un bambino vero. Non solo, lo vediamo sempre impegnato a compiacere gli altri pur di diventare un bambino vero. Invece al Pinocchio di Del Toro non gli interessa assolutamente niente diventare un bambino vero. Lui vuole essere amato per quello che è. E lo trovo un concetto estremamente rivoluzionario. Geppetto ritrova Pinocchio in questo circo e se lo va a riprendere perché se lo vuole riportare a casa. Ne nasce una lite con il Conte Volpe e durante questa lite Pinocchio viene investito dal furgone del podestà fascista e muore. Eh sì, avete sentito bene, Pinocchio muore e va nell'aldilà. Quindi è in questa bara trasportato dai quattro conigli oscuri e viene portato al cospetto dello spirito della morte, che è sorella dello spirito della vita. E lo spirito della morte semplicemente gli dice: Pinocchio, tu sei qui solo di passaggio perché tu non sei vivo e quindi non puoi morire. All'inizio Pinocchio ci rimane un po' male perché lui si sente vivo come tutti gli altri, però poi si rende conto che in realtà non poter morire è una figata e quindi torna nel mondo dei vivi. Però Geppetto gli dice di essere molto triste, molto amareggiato per il fatto che lui non sia andato a scuola. E Pinocchio si rende conto che il dolore e la tristezza di Geppetto sono veri perché non gli cresce il naso. Infatti Geppetto gli aveva già detto che le bugie sono come un naso enorme, non le vede solo il proprietario del naso, quindi il bugiardo. Pinocchio, rendendosi conto di essere solo, ahimè, un fardello per Geppetto, sentendosi costantemente paragonato a Carlo in negativo, decide di andare via di casa e quindi partire in tournée con il Conte Volpe. Geppetto, quando scopre questa cosa, ovviamente è estremamente pentito di averlo trattato in quel modo, e insieme al grillo partono alla ricerca di Pinocchio per cercare di riportarlo a casa. Pinocchio durante la tournée si rende conto che il Conte Volpe in realtà è
un personaggio molto meschino e molto malvagio, e decide di boicottare uno spettacolo, che però è lo spettacolo più importante di tutta la tournée, perché è lo spettacolo che viene dedicato al Duce, che Pinocchio, sbagliando, chiama il Dolce. E durante questo spettacolo Pinocchio, invece di cantare la canzone che avrebbe dovuto cantare, si inventa una canzone dove descrive il Duce come uno scoreggione che mangia la sua stessa cacca, ma con l'innocenza di un bambino che gioca con queste parole. Pinocchio ovviamente viene fucilato all'istante, ma tanto non può morire, e finisce tra le grinfie del podestà fascista, che in lui vede la possibilità di avere un soldato fondamentalmente immortale, e quindi lo convince a arruolarsi tra i giovani Balilla. E qui arriviamo al parallelismo tra il paese dei Balocchi e il centro di addestramento dei Balilla, in un parallelismo asino-fascista che non è nuovo nei film di Del Toro. Ma durante l'addestramento questo centro viene bombardato e Pinocchio finisce in mare e finisce mangiato da un mostro marino. Come sappiamo tutti, all'interno di questo mostro marino si ricongiunge con Geppetto, che era stato ingoiato dal mostro durante il suo viaggio per cercare Pinocchio, e i due insieme riescono a sfuggire dallo stomaco di questo mostro. Però Pinocchio viene coinvolto in una esplosione e di nuovo muore, e ancora si ritrova davanti allo spirito della morte, che gli fa una proposta, perché lo spirito della morte, per quanto sia magnanimo con Pinocchio, ha comunque come scopo quello di mietere anime, e per lei l'anima di Pinocchio è abbastanza ambita, perché stiamo parlando di un immortale. E gli propone uno scambio, gli dice: Pinocchio, io ti rimando indietro per un'ultima volta, in questo modo tu puoi salvare la vita a Geppetto, però poi tu non avrai più una vita tua. E Pinocchio accetta, quindi di nuovo torna tra i vivi, salva Geppetto dal mostro marino e si accascia su una spiaggia ormai privo di vita. Geppetto, poverino, veramente sofferenze continue, rivive il trauma della perdita di Carlo, ha perso anche questo figlio, e in quel momento, di nuovo attratto dal dolore di quest'uomo, arriva lo spirito della vita e mantiene la promessa fatta al grillo, perché il sacrificio di Pinocchio è la dimostrazione che lui ha vissuto una vita degna, e quindi dice al grillo: sei stato un buon maestro, esprimi un desiderio e io lo esaudirò. E il grillo esaudisce il desiderio di far tornare in vita Pinocchio, e così succede. Pinocchio torna in vita, tornano tutti insieme a casa, e qui il film di Del Toro prende la svolta più profonda, perché Pinocchio è comunque destinato a una vita eterna, e anno dopo anno purtroppo deve dire addio prima a Geppetto, poi al grillo. Quando rimane solo al mondo, Pinocchio decide di farsi il suo piccolo bagaglio e partire alla scoperta del mondo. Il Pinocchio di Del Toro per me è un capolavoro. Tecnicamente sembra di assistere veramente a una magia. Vi consiglio di andarvi a vedere il making of, di andare a vedere come questi animatori hanno creato questi pupazzi e li hanno mossi centimetro dopo centimetro, creando veramente la magia del cinema. E da un punto di vista narrativo, come dice anche la mia maglietta, siamo di fronte ad una rivoluzione. Non era assolutamente facile partire da, come ho detto all'inizio dell'episodio, un qualcosa che fa parte della vita di ognuno di noi e stravolgerlo in un modo così creativo e così efficace. E qui volevo proporvi il parallelismo tra questo film e il mondo della birra artigianale, perché in un certo senso anche il concetto di birra è assodato nella testa di ognuno di noi come un qualcosa di dato per scontato. La birra bionda, la birra rossa, noi cresciamo con un'idea di birra, però esistono tante idee di birra. Con gli stessi ingredienti, acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito, 10 birrai possono fare 10 birre simili ma uniche e diverse tra di loro. Il bello di questo mondo è partire da un concetto semplice e che, come dicevo prima, fa parte del quotidiano di ognuno di noi, ma creare qualcosa di diverso. Capisco che le birre facili, quelle cosiddette da supermercato, per il consumatore siano qualcosa di
confortevole, qualcosa di non difficile. Però, come dico sempre, non fermiamoci alla prima, perché dietro la prima può esserci veramente una grande sorpresa. Il film ce lo siamo gustati proprio con un godimento particolare e adesso ci abbiniamo una grande birra. La birra che ho deciso di abbinare al Pinocchio di Del Toro è la Bonanox del birrificio Ritual Lab. La Bonanox è un Imperial Porter, quindi siamo nel mondo delle birre scure, ma di alta gradazione alcolica, qui superiamo i 10 gradi, ed è stata tenuta 24 mesi in una botte di bourbon insieme a dei fiocchi di sale. Quindi qui siamo ad un livello di creatività veramente alto, non per altro Ritual Lab è uno dei birrifici di punta della produzione italiana. E proprio come il Pinocchio di Del Toro, mi sento di dire che siamo di fronte a una birra che è partita da un concetto semplice, ma ha creato qualcosa di veramente rivoluzionario. L'invecchiamento in botte gli ha donato dei sentori di vaniglia, gli ha fatto perdere quelle note di amaro tipiche delle birre scure e l'ha resa una bevuta forse più simile a un liquore che non a una birra. Vi ricordo di andare sul sito di Union Birrai nella sezione corsi per cercare un corso di degustazione o di homebrewing vicino a casa vostra per soddisfare la vostra curiosità. Questa me la godo. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. No vabbè, ragazzi, capolavoro.